E signori, la resa dei conti, capitolo 22, ultimo atto. Sei io, bastardo! Del primo capitolo di Uncharted c'è anche qualcuno con, anzi è proprio lui. Certo ragazzi, sono in quattro, qua la situazione è tosta, eh. Muoviamoci! Ops. Ok, c'è da evitare il laser, lui va a tranche di colpi. Forza. Però ragazzi, ci vogliono 6 colpi a chiocca. Qua diventa difficile la cosa, eh. La possibilità. Bello come l'ho preso. Uccidetelo. Cazzo. Forza. Niente, tu è inutile che spari, eh. Ok. Acchiappallo. Che posso prendere qui? M4 subito. Munizioni. Munizioni che diventano 60. Qua c'è qualcos'altro, si diventano 77. Perdiamolo. 94. Per un paio di nemici possono andare bene. Ok, lui è lì. Muori uno. Sei. Che culo. Questo si chiama culo. Questa. Aspetta è... che faccio un'altra raffica. Finito il caricatore contro il legno. Bello. Forza. No. Sei morto. Ok. Ne vengono altri sicuro. Sapevo io. Lei ha il capello, lei. Lo vedo. Forza. Merda. Ok, munizioni. Sacrosante. Bene. Non è morto. Raga, non è morto. Ok. Oh cazzo. Dove cazzo mi nascondo adesso? Sono nella merda più totale. Dove vai? Raga, non è... non lo puoi colpire. Fantastico. Anche se ti passa davanti, cioè se passi tu davanti a lui ti ammazza. Però se passa lui davanti a te sei impotente, veramente. Grazie per avermi dato un proiettile solo per fare un caricatore di merda, eh. Oh merda. Vaffanculo. Raga, non muore. Non muore. Ricarica. Sei circondato. Ok, buono. Uccidetelo. Ci penso io. Bene così, ricarica. È sputato fuori un altro. Aspettiamo il laser. E via. Quella parte. Munizioni. Ah, c'è il Razoman, ok. Ok, Razoman è stato un attimo a fanculo, eh. Tanto poi tornerà, ne sono sicuro. Godiamoci questo momento di relax. 95, sono 96 colpi massimo, quindi... appunto. Non puoi fuggire ora. Chi non può fuggire? Cazzina. Oh cazzo. Mani nude. E ora.
E ora? Vediamo che si lassi. Ok. Ok. Quadrato. E lo fa fuori così. Aiuto. Ok, buono. Ho sbagliato tutti i tasti, però è andata bene lo stesso. Rubagli l'arma, no? Esplorato facile. Adesso abbiamo giocato col livello medio, però vabbè. Come tutti i giochi che faccio. Oddio. Elena. Dimmi che è viva, ti prego, almeno quello. Ce la fai? Ok, tutto ok. Vai bene. Oh, Nate! Attenzione. Oh cazzo. Addio. Godo insieme al tesoro. Quindi alla fine c'è la rincorsa più inutile della storia, perché un tesoro che serve solo a convertire le persone in zombie. E questo è Sullivan per forza. Che giornatina. Già, salva il mondo, trionfa sul male. Una giornata tipo. Infatti. È un peccato però, andarsene a mani vuote. Oh beh, sai, sono riuscita a salvare una cosetta. L'anello. Pensavo che l'avresti perso. Bacio, bacio. Già. Voi due avete una strana idea di romanticismo. Sully! Wow, hai un aspetto orribile. Poteva arrivare prima, Procuraci una barca. Abbiamo già una barca. Già, una grande barca. Questa mi piace di più. La fanno saltare per aria. L'ho presa da un paio di pirati che erano troppo morti per... Ah, un tesoro invece, pensavo fosse dinamite, non so perché. Si vede male. Alla fine il tesoro c'è. Non era il tesoro che ci si aspettava, però alla fine c'è, esiste. Mi dispiace che non hai avuto la tua storia. Non importa, ci saranno altre occasioni. E me ne devi ancora una. Un'occasione o cosa? Puoi contarci. Ragazzi, finisce qua il primo Uncharted. Drake's Fortune. E ragazzi, allora bisogna fare due chiacchiere adesso. Il gioco mi è piaciuto o no? Devo essere sincero, insieme ad Assassin's Creed 1 è stata una delusione assurda. Non per la storia, che comunque è bella, affascinante, ma ok che è un gioco del 2006, però alcune meccaniche, se fai delle versioni remaster, devono essere riviste, perché veramente se no ti portano a incazzarti come una iena, dove veramente non ne vale la pena. Io posso capire ti incazzi su FIFA, stai giocando online, ma qua non c'è un cazzo di senso. Tolto questo, ragazzi, è Uncharted, è coinvolgente, i puzzle sono molto più semplici, considerato che di puzzle ce n'è veramente tipo 3-4 in 22 capitoli. E adesso però la strada, diciamo, per quanto riguarda la bellezza dei capitoli, è in discesa, perché miglioreranno le meccaniche, migliorerà la grafica, miglioreranno le storie, non lo so, però penso anche quelle comunque. Però per quanto riguarda sicuramente la giocabilità, penso che già dal prossimo capitolo noteremo tanta differenza. E ragazzi, io penso che questa, a differenza di altri titoli, si possa skippare. Sì, ci riportano al menu di partenza. E ragazzi, io vi ringrazio della visione di questa serie. Lasciate like al video, iscrivetevi al canale e tenetevi aggiornati, perché presto arriverà Uncharted 2, il covo dei ladri, che sarà il secondo capitolo su 4 e mezzo, perché poi chiuderemo la serie con lo spin-off L'eredità perduta, che sono soltanto 9 capitoli. Grazie ragazzi, da Adri è tutto, un bacione, ci vediamo alla prossima. Statemi bene.